Allora, intanto benvenuti a tutti, sono contento che l'aula si sia riempita, sono veramente emozionato di vedere la presenza di tutte queste persone, relatori importanti come il professor Mancuso e il professor Di Freddi e quei relatori dell'Università del Salento. L'idea è partita intorno a gennaio, più o meno, a seguito degli attentati di Charlie Hebdo, di cui tutti siete a conoscenza. Attentati che hanno colpito tutti per varie ragioni, il rischio che francamente ho colto era quello della polarizzazione, cioè ciascuno potrebbe cominciare a vedere nell'altro, mettiamola così, un nemico, anche le persone più moderate, perché quando quegli eventi storici iniziano un po' a precipitare, anche le persone moderate possono iniziare a fare dei pensieri un po' deviati, mettiamola così. E allora mi è venuto in mente, subito dopo gennaio, di andare a trovare l'imam Sappedine, che è qui in prima fila, rappresentante della comunità musulmana Lecce. Non lo conoscevo, ci siamo conosciuti in quel momento, mi ha offerto un tè stupendo. E abbiamo cominciato a chiacchierare a lungo di cosa fosse realmente la comunità islamica nell'Islam e la comunità islamica nell'Occidente. Noi abbiamo cominciato a pensare perché non iniziare, non tanto a fare un dialogo, perché il dialogo presuppone necessariamente alla fine un punto di contatto, non era scontato che ci fosse questo punto di contatto. L'idea allora è nata partendo dal presupposto che perlomeno si mette sul tavolo ciò che si è o ciò che si crede di essere, ciò che si crede che sia l'altro mondo, il dirimpettaio del Mediterraneo. E poi ci siamo accorti nel tempo che effettivamente, in realtà già lo sapevamo, che ci sono un sacco di punti in comune tra le due civiltà, tra la civiltà cosiddetta occidentale e tra la civiltà cosiddetta islamica. Ed è nata questa iniziativa. Poi questa iniziativa ha cominciato a prendere piede, abbiamo contattato il professor Tommasi, studioso dell'origine del cristianesimo, il professor Di Freddi, Mancuso, Andrea Ventura, che è fisico, eccetera. E la cosa è diventata un po' più grossa e ci è piaciuta perché alla fine ci siamo accorti, senza saperlo, con il mio amico e collega Fabio, che l'area umanistica anche, l'area scientifica possono tranquillamente collaborare per fare veramente emergere una cultura universitaria unita, quella che era un po' l'universitas, no? Studiorum, non mi parlare di latino però che so ancora di parlare. Meglio l'arabo. Meglio l'arabo. Allora, volevo intanto darvi qualche elemento per capire cosa questa conferenza non è e poi cosa questa conferenza è. Allora, intanto non è una conferenza sul dialogo interreligioso. Dice, ma come, abbiamo invitato l'imam, c'è un teologo qui, Vito Mancuso. Allora, perché? Perché ce ne sono tante di conferenze interreligiose. Basta che andate su YouTube e imparate che significa, o impariamo tutti che significa dialogo interreligioso. Ma c'è anche un altro aspetto, questo è un'idea personale, me ne prendo la responsabilità. Nell'area cristiana e nell'area musulmana ovviamente ci sono sia i moderati che gli estremisti. Dice, dove sono gli estremisti cristiani? Basta che andate in America e vedete che ci sono quei cristiani che hanno speso 60 milioni di euro per costruire il cosiddetto museo creazionista, quindi completamente antidarwiniano. 60 milioni di dollari spesi per quello, insomma, non è un bel vedere, soprattutto tenendo conto che dopo 400 anni di scienza si crede ancora che il darwinismo non sia, diciamo, una teoria. Fa un po' male per uno scienziato. Dall'altro canto abbiamo gli estremisti islamici. Inutile parlarne, avete visto che fine ha fatto Palmira. Palmira è quella città che avete visto sullo sfondo del manifesto, quelle colonne un po' diroccate che però rappresentavano un patrimonio dell'umanità e rappresentano tuttora un patrimonio dell'umanità, almeno ciò che è rimasto. E ci sono le ali dei moderati. Allora, generalmente il dialogo interreligioso avviene tra i moderati, che già a monte non si scannerebbero mai. Immaginatevi se gli estremisti cristiani e gli estremisti islamici si mettessero attorno a un tavolo, sarebbe impossibile. Eppure sono proprio loro il problema. Quindi non è un dialogo interreligioso, perché a mio avviso ciò che deve accadere è che i moderati di ciascuna religione devono cercare di convincere, laddove è possibile, gli estremisti della propria religione ad andare da questa parte, cioè dalla parte della moderazione. L'opposto potrebbe anche accadere, che è proprio la polarizzazione di cui vi parlavo, cioè che i moderati, a causa di un precipitare degli eventi storici, tendono a diventare estremisti. Parlo anche da laico, anche i laici possono diventare estremisti loro, diciamo, loro. Quindi l'idea è che non è un dialogo interreligioso.
parleremo anche di religione, ovviamente. Quindi che cos'è? Beh, questa immagine è proprio un, diciamo, un disegno che fece Darwin, perché tutte le specie provengono da un ceppo comune, prima o poi le origini anche delle civiltà si trovano, basta andare un po' più indietro nella storia. Se non le trovate ora, andate 100 anni prima, o 1000 anni prima, o 5000 anni prima, o 180.000 anni prima, più o meno il ceppo comune lo troveremo sempre. Il problema è capire, qui è ovvio che c'è una radice, per tutte le civiltà, ci sono sempre delle radici comuni. Il problema importante è capire quali sono, e soprattutto se l'identità di una civiltà, come ad esempio l'Occidente o come l'Islam, deve o meno molto o poco all'identità o allo svilupparsi dell'identità dell'altra. E il punto è proprio questo, che uno più studia, più capisce, o più dialoga anche, più parla con le persone, e più capisce che effettivamente queste due civiltà che si affacciano sul Mediterraneo si sono, come dire, identificate non solo, ma in buona parte grazie anche all'altra. Cioè, i valori ovviamente laici sono nati dall'illuminismo, però la storia ci ha permesso di vedere e di capire che le due civiltà si sono formate grazie alle reciproche influenze, non solo positive, anche negative, e pertanto parleremo di quali sono queste influenze che hanno definito entrambe le civiltà, parlo dell'Occidente e dell'Islam. Parleremo di scienza, il professor Di Freddi ci illustrerà appunto la matematica araba, in particolare le tassellazioni, che troviamo ad esempio alla Alhambra, questo magnifico monumento eretto appunto dalla civiltà musulmana in Spagna. Andrea Ventura, un nostro collega di fisica, ci parlerà della scienza moderna, di qual è stato il contributo di Abdus Salam, che è stato un grande fisico che ha fatto la prima grande unificazione, dopo Maxwell in realtà, la prima grande unificazione di due forze fondamentali nella fisica, l'elettricità e il magnetismo da un lato, che furono già unificate da Maxwell nell'Ottocento, e poi la forza nucleare debole. E vedremo qual è stato il ruolo di Abdus Salam insieme ad altre due persone, Gleschow e Weinberg, per il quale è stato dato appunto il premio Nobel. Parleremo con Franco Tommasi del giudeo-cristianesimo, perché ci sono interessanti ipotesi, un po' spiazzanti, per entrambe le religioni, sulle origini sia dell'Islam che del cristianesimo come lo conosciamo, che in realtà quello a cui siamo abituati noi è una deviazione paolina, quanto va, poi ci illustrerà meglio la... ho detto qualche parolata? Parleremo ovviamente anche di monoteismo e di teologia insieme al professor Mancuso, e anche dei contatti che entrambe le civiltà hanno avuto con la Grecia. Saprete sicuramente chiaramente che il mondo arabo ci ha riconsegnato, diciamo, i filosofi grazie ad Averroè, come Aristotele, attorno a cui poi gli scienziati come Galileo hanno studiato, e poi sappiamo il prodigioso sviluppo della scienza moderna, quindi lo dobbiamo anche a questo. Andiamo avanti. E cosa la conferenza è? In seconda battuta, quindi a pomeriggio, cosa la conferenza sarà? Si parlerà di attualità, in particolare di alcuni dubbi che abbiamo tutti, cioè del delicato equilibrio tra libertà di espressione e tradizione nell'Islam, e anche qui ovviamente da noi, e delle similitudini ma anche delle differenze tra Islam e Occidente. Ripeto, è un dialogo inteso in senso greco, dialogo, cioè sono due discorsi anche completamente diversi, diametro, più o meno la stessa radice, sono due punti sulla circonferenza che si trovano all'opposto. La parola dialogo, scusate il termine, vuol dire separare due cose opposte, chiaro? Quindi il termine dialogo qui non è il termine dialogo come lo intendiamo noi, è mettere sul tavolo appunto le identità di entrambe le civiltà, se vogliamo. Parleremo della libertà di parola e della politica della paura con Samuela Pagani, cosa fanno i musulmani moderati e cosa i fondamentalisti, cercheremo di capirlo attraverso appunto l'intervento dell'imam, e parleremo attraverso l'intervento di Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia dei diritti umani universali. Se mi concedete due minuti, io vorrei... Vorrei farvi vedere due immagini o due filmati che mi hanno molto colpito e che rappresentano un po' le paure di entrambi, se volete, e anche dei laici. Il primo è questo, va l'audio automatico, no? Sì. Queste immagini le avete viste tutti.
Decine di statue fatte a pezzi a martellate, migliaia di manoscritti e libri antichi bruciati. La distruzione nel museo e nella biblioteca di Mosul, in Iraq, ad opera dello Stato Islamico, come sempre filmata e diffusa a beneficio dei media occidentali, è solo l'ultimo caso della furia fondamentalista contro le opere d'arte, considerate simboli di idolatria da cancellare. Era il 2001 quando i talebani afghani distrussero le due statue di Buddha scolpite nelle pareti di roccia della valle di Bamiyan in Afghanistan quasi 2000 anni fa. Erano opera di comunità buddiste che ci misero secoli a costruirle lungo la Via della Seta, crocevia di persone e culture diverse, proprio quella diversità che i talebani hanno voluto cancellare con l'esplosione. 10 anni dopo, nel 2012, l'opera distruttrice dei fondamentalisti islamici ha ferito profondamente la cultura millenaria del Mali, dove furono attaccati e distrutti gli antichi mausolei dei santi musulmani a Timbuktu, patrimonio mondiale dell'umanità per l'UNESCO. L'ultima grande vittima della furia cieca di guerra ed estremismo è stata la Siria. Nel 2013, durante i combattimenti, è stato fatto saltare il minareto della moschea di Omayyadi della città antica di Aleppo ed è solo uno dei 300 siti, da Damasco ai castelli di Krapp, che secondo l'ONU sono stati danneggiati o distrutti del tutto dalla guerra. Perché, come accadde con i roghi nazisti in Europa, l'estremismo che non conosce e non vuole far conoscere altro da sé non può che temere la forza e la bellezza dell'arte. La cosa che mi ha colpito, vabbè, oltre che sono stati distrutti, diciamo, dei patrimoni culturali importanti, abbiamo distrutto anche delle moschee. Questo è l'aspetto importante. E per analogia, giusto per sapere che non siamo nemmeno stati, perlomeno, così diversi, vorrei farvi vedere un pezzo tratto dal film Agora. Io consiglio sempre ai miei studenti di vedere. Iniziativa riscuote un interesse di questo tipo, è confortante perché a volte si pensa di fare cose che possono cadere nell'ovvietà, probabilmente anche l'ovvietà è uno dei nostri problemi. Io cercherò nel fare questo brevissimo intervento di ragionare assieme a voi, un po' su quelle che sono le trappole del linguaggio. Voi sapete benissimo che per avere un nemico, no, dobbiamo poterlo identificare in qualche maniera. E a volte questa identificazione, che è una strategia che serve per creare delle categorie nelle quali possa essere più semplice poi prendere partito oppure considerarsi come facente parte di un gruppo, di una fazione, queste sono strategie, come ricordava la filosofa Hannah Arendt, che tendono a creare un nemico metafisico, e probabilmente la creazione di questo nemico metafisico è una creazione un po' artificiale che occorre per l'appunto per creare una guerra, e fa comodo a chi vende armi, non fa certamente comodo ai popoli. Allora, onde scongiurare il pericolo di cadere nei nomi, di cadere in delle forme simboliche delle quali noi perdiamo memoria, un po' come ci ricordava anche il Fedro di Platone, dove dice il filosofo: ricordatevi che i nomi sono ipomnemotecnica, la scrittura è ipomnemotecnica, dentro ci sono dei significati, ci sono dei piccoli segni che noi dobbiamo andare a considerare. Allora l'invito comune che io faccio a voi, veramente sotto forma di dialogo,
è quello di ragionare un poco sulla parola islamico, arabo, eccetera, e capire perché a volte noi sbagliamo a utilizzare la medesima parola facendo di tutte le erbe un fascio. E io mi permetto di fare questa presentazione anche un po' banale al cospetto della professoressa Pagani, che ovviamente è esperta in queste cose, e dell'imam, che, dai quali avrei molto da imparare. Però la volontà è quella di interrogarsi proprio sul significato dei nomi, prima di condannare sotto un unico nome o approvare sotto un unico nome un'intera massa di persone. Cioè andrei un po' con l'occhio di testo empirico, guarderei più gli individui, guarderei la loro storia. E quindi i musulmani al mondo sono circa, secondo alcune statistiche del 2013, 1,5 miliardi. Noi sulla Terra 2 anni fa abbiamo raggiunto i 7 miliardi come popolazione. Quindi approssimativamente possiamo dire, insomma, che è sicuramente la prima religione che abbiamo al mondo, e fra l'altro, se considerate che il popolo cinese è molto 1,3 miliardi, facendo un po' di conti, ci rendiamo conto di quanto sia grande, di quanto sia vasto il mondo musulmano. Arabo e musulmano non sono la stessa cosa, perché noi abbiamo degli arabi che vivono in paesi in cui la lingua, quindi ufficiale, è l'arabo, ma non sono di religione musulmana, e anche viceversa. Abbiamo dei musulmani che seguono la religione musulmana, ovviamente, ma anche dei musulmani che non si trovano solamente in Medio Oriente, ma che sono in varie parti del mondo e anche nella nostra Europa. Basterà ricordare che qui di fronte, nell'antica Illiria, adesso Serbia, eccetera, eccetera, abbiamo ancora, in Croazia in particolare, abbiamo ancora un folto gruppo di credenti musulmani. Ovviamente ci sono Cine, Malesi, Indonesia, io cercherò di fare un po' a volo d'uccello questa rappresentazione, ma nemmeno dire islamici dovrebbe bastare. Cadremo già in una trappola molto riassuntiva, e già questa semplificazione tende un po' a, come posso dire, a scolpire, a far capire che sotto i nomi ci sono ancora altre cose. I musulmani stessi si dividono e si riconoscono in, come posso dire, in appartenenze, io l'ho chiamate fazioni, probabilmente il termine equivoco, che sono contenute dalla parola islam, per esempio i sunniti o gli sciiti, ma ce ne sono anche molte altre di etnie. Io su questa cosa ovviamente non mi soffermo perché diventerei troppo tecnico. E ci sono delle posizioni ortodosse, ci sono delle posizioni eterodosse a seconda dei punti di vista, in realtà, perché uno sciita non direbbe mai che di non essere ortodosso, credo. C'è il wahhabismo, che è una corrente imperante specialmente nei paesi sauditi, specialmente nell'Arabia. Non solo islamici, quali islamisti a questo punto? Perché fra gli islamici noi abbiamo fatto molta confusione ultimamente, abbiamo preso parte quando c'è stata la primavera araba per insorgere un popolo, senza chiederci in realtà chi insorgeva contro chi. Abbiamo appoggiato, mi pare, specialmente in Europa, queste manifestazioni contro dei tiranni più o meno presunti, e perché in pasto ai media tutto diventa facilmente identificabile. Beh, questi signori erano sunniti, quindi facevano parte, sono una parte della filazione di Al-Qaeda. È molto strano adesso che ci sia così al cuore la questione della Siria sciita di Assad, e che si prenda parte quindi per questo gruppo, che in realtà è una parte confluita anch'essa in Al-Qaeda. Ci sono dei vecchi seguaci del re Hussein, di Saddam Hussein, sempre in questa situazione, ma basta girare un po' con la cartina, basta andare per esempio nello Yemen, l'antica terra di Saba, per la Libia, per vedere che e lì è il contrario, sono gli sciiti ribelli. Allora, bisogna stare veramente molto attenti quando utilizziamo le parole. Bisogna capire che se tanti migranti fuggono da una terra, è perché quella terra fino a qualche giorno fa ha accolto altri fuggiaschi. Io sarei pure attento a utilizzare il termine rifugiati, perché rifugiati significa coloro che hanno trovato rifugio, non coloro che emigrano e che fuggono. E quindi questa parola ci può anche un po' consolare all'orecchio, però dobbiamo essere sinceri perlomeno con il nostro vocabolario.
Qui vi faccio un piccolo elenco, ma anche qui dovrò andare velocemente. Mi preme però dire, e questa è una cosa molto importante, che non si tratta, come qualcuno vorrebbe, ripeto, per farci prendere partito, per metterci un angolo, per farci andare dietro una bandiera. Non è soltanto una questione di economia di pensiero, cioè il fatto che di non poter sempre mettere in discussione quello che si ha e la propria appartenenza. Il compito degli intellettuali forse è proprio questo, fare un po' di analisi, mettere in discussione quello che ci appartiene, capire da dove veniamo, capire quello che siamo. E questo è quello, insomma, che ci premura fare soprattutto. Ma ci sono varie componenti islamiche che fanno fuggire gli islamici. I signori siriani non sono dei cattolici, e né tantomeno, come posso dire, si va tanto per il sottile sul fatto se si sia musulmani o meno, al di là di quello che dice il Corano, al di là di quello che dice la Bibbia, che dicono i testi sacri di una qualche religione. C'è il caso di Boko Haram, che da poco si è unito ufficialmente all'ISIS, pur essendo dall'altra parte dell'Africa, cioè rispetto al Medio Oriente, alla Siria. E ci sono tecniche di approvvigionamento di consenso, permettetemi di utilizzare questo vocabolo, che sono molto differenti l'una dall'altra. Per esempio Al-Qaeda punta molto più sulla questione simbolica, però c'aveva un califfo e non era certo Bin Laden. Invece l'ISIS ha una dimensione politica molto più strutturata, si configura come Stato. Questo per noi occidentali, che abbiamo ben in testa la divisione fra Stato laico e livello religioso, non può essere indifferente. Ed ovviamente fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Anche in questo caso, anche se il movimento islamico si è preso a corte, asserrati i ranghi, dichiarando all'unanimità la propria diffidenza verso questo movimento, noi continuiamo a parlare dell'ISIS come se fossero tutti gli islamici. Ma voglio dire, persino schieramenti che sembrerebbero pacifisti vanno perseguitando religioni che in alcuni luoghi sono minoritarie, per esempio i buddisti verso gli islamici nel 2014, i Rohingya. Questo è soltanto un esempio per dire che esistono sempre delle posizioni minoritarie anche nelle questioni religiose. E in ultimo, e questa è la cosa che probabilmente oggi urge di più, la questione siriana. Ma non perché la Siria sia un paese differente dagli altri, punto, ma perché ha accolto tutti i profughi degli altri paesi. Questo deve essere chiaro. Quando noi parliamo di immigrazione da quel paese, è un paese millenario che è stato culla di civiltà non soltanto filosofica e matematica, noi dobbiamo tenere presente che c'è gente che lì era già rifugiata, altrimenti non sappiamo di cosa parliamo. Quindi non parliamo solo di siriani, come sa bene chi lavora per esempio con le Onlus, con i gruppi della Caritas, con i gruppi di Emergency, con i gruppi di Amnesty, per non fare pubblicità al nostro amico che parlerà questo pomeriggio. L'UNHCR, cominciando a parlare dei dati, perché è molto facile fare propaganda, ha calcolato che su 411.000 migranti che hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere il vecchio continente in 4 anni, quindi 411 gli scorsi 4 anni, messi in relazione con gli 875.000 di quest'ultimo periodo, è uno nulla. Cioè, si stanno moltiplicando queste cose. E noi come stiamo reagendo? Alzando muri, identificando il nemico metafisico della nostra Arendt, e non so quanto questo possa giovare, né da un punto di vista pratico, direi facciamo un po' gli egoisti. Cari occidentali, siamo un po' egoisti. Siamo sicuri che mettere il muro di fronte all'aria frenerà qualche cosa? Siamo sicuri che non siamo terra intorno al mare? Siamo sicuri che facciamo bene ad ospitare quando attraversano perigliosamente il mare e si salvano e invece se vanno via terra rilasciamoli a un confine, sapendo che il 50% di queste persone sono bambini? E soprattutto, se anche tutti dovessero riversarsi, questo l'ha scritto sempre l'UNHCR in base a indagini statistiche, quindi non a fanfalucca, dovessero riversarsi tutte in Europa,
compresa l'Eritrea, e per assurdo, cosa che abbiamo già dimostrato non essere vera, dovessero tutti essere musulmani, beh, l'Europa diventerebbe lo 0,17% musulmana. Mi sembra un pericolo per la nostra cultura. Potremmo addirittura contaminarci, cosa che abbiamo fatto per secoli. Io mi chiamo Cilaci. Il mio nome deriva dal greco Siriakos, la C grande era il sigma, quindi io dovrei essere un siro di tanto tempo fa. Qualche radice in Siria pure io la affonderò, penso, ma non è per mio interesse personale, per i siriani ovviamente. E per far capire che nell'etimologia del nostro nome a volte è scritta la nostra storia. In ultimo, permettete di ricordarmi che al di là di nome ci sono gli uomini e che conviene analizzare un poco razionalmente queste cose. Noi abbiamo consumato immagini e non abbiamo tenuto presente le persone. Ahmed Merabed era un poliziotto musulmano. E il piccolo Abou a Ceuta, quindi Marocco, in una colonia occidentale in Marocco, questo forse avrebbe già qualche cosa a livello storico. E un bambino, prima di tutto. Su Palmira io non riesco a dire due parole in seguito perché mi muove molto dentro, però ricorderei che quest'uomo è un musulmano. Questi sono uomini, prima di tutto. E questa è un'immagine che si commenta da sé. Un po' da laico, io ho sempre creduto in una microfisica del potere, in senso poco foucaultiano, nel senso, come voleva Machiavelli, che le religioni a volte si dimostrano essere, non dico che lo siano, ma nei fatti sono un po' uno strumento per governare. Allora, un nichilista cosa si può dire? Un pessimista cosa si può dire? Forse un nichilista, un relativista, quello additato da Ratzinger, cioè uno che non crede nei valori o che non crede nella religione, uno che mette bombe, e probabilmente un nichilista è uno che non ha una ragione così fondamentale da diventare fondamentalista. E un nichilista come il sottoscritto si propone di dialogare con chi crede, di dialogare attraverso l'unica via che lo stesso Oriente ci ha mostrato in passato. Questa è una cosa che ci farà vedere anche la professoressa Reducci questo pomeriggio, per dire attraverso le vie della ragione. Vi ringrazio molto. Grazie, buona giornata a tutti. Io sono qui a portarvi il saluto del magnifico rettore dell'Università del Salento, il professor Vincenzo Zara, che è a Roma al Ministero. Però devo dire che la mia presenza non è soltanto rituale, perché insomma ho seguito un po' la genesi di questo vostro convegno, per il quale vorrei esprimere il vivo compiacimento, non solo mio, ma anche del Rettore. Ci sono molte ragioni per compiacersi, e innanzitutto il fatto che questo sia un convegno organizzato da 3 giovani ricercatori dell'Università del Salento di materie diversissime. Fisici, filosofi, Andrea cosa fai? Fai il fisico? Andrea Deventure è un fisico. Che significa circolarità del sapere, universalità del sapere, universitas, cioè l'universo della conoscenza. Significa che non c'è una barriera tra le materie umanistiche e le materie scientifiche. E devo dirvi che io sono spesso a inaugurare convegni, e scelgo di solito di inaugurare convegni di materie scientifiche, io che sono uno storico della filosofia, e lo faccio perché per mandare questo messaggio, cioè che non ci sono due saperi contrapposti, ma il sapere è uno e l'università lo rappresenta. Questa è la prima cosa che volevo dirvi. Quindi questo è il primo motivo di compiacimento. Il secondo motivo di compiacimento è il livello scientifico di questo convegno e la presenza di ospiti illustrissimi che sono qui al mio fianco, in questo tavolo, che saluto e ringrazio, ma che sono qui in platea e che vi diranno tante belle cose. Io non potrò purtroppo fermarmi, perché la vita di un prorettore vicario è una cosa terribile, nel senso che oggi devo inaugurare 3 convegni e non so quante altre cose ho da fare. Stiamo organizzando una conferenza di Ateneo,
Però, terzo motivo di compiacimento, oggi è il mio giorno del dialogo interreligioso. Sono stato al seminario arcivescovile, vengo dal seminario arcivescovile, dove ho inaugurato un convegno sulla figura di Giobbe. Ora, chi conosce il Corano sa che Giobbe non è soltanto un personaggio della Bibbia, ma è un personaggio del Corano. E in entrambi i testi sacri delle due grandi religioni c'è questa figura di quest'uomo, nel Corano è una specie di profeta, che si interroga su che cosa? Sul male, sul tema del male, sul senso del male. La pazienza di Giobbe è la pazienza di sopportare il male. E il tema del male, ovviamente, come sanno coloro i quali studiano un po' di filosofia, è un tema che attraversa tutta quanta la storia del pensiero e, insomma, non bisogna andare troppo lontano per citare Giulio Cesare Vanini col suo Si Deus unde malum, se c'è Dio. Da dove proviene il male? Ora, questo esempio di Giobbe è un esempio della circolarità tra cultura islamica e cultura occidentale. Così come molti esempi verranno oggi nel vostro convegno, e ce ne sono nella storia della filosofia, la tradizione dell'aristotelismo arabo, ce ne sono nella storia della matematica, ce ne sono nella storia delle religioni. Ecco quindi che questa divisione e questi muri sono falsi, e tutti noi lo sappiamo, eppure il messaggio che passa è un altro, è il messaggio dei muri metaforici, ma anche il messaggio dei muri fisici. Allora, contro i muri fisici io vorrei dire che noi siamo per la libera circolazione delle idee e siamo per la libera circolazione delle persone. E vorrei infine mandare un ultimo messaggio. Si è parlato, fatto Fabio Ciraci nel suo intervento, si è parlato dell'ONU. Ecco, noi a Brindisi abbiamo una grande base logistica dell'ONU che interviene nelle aree di crisi e interviene con operazioni di carattere umanitario. Ecco, io vi posso dire questo, che di fronte a questa che è, secondo me, la sfida dei prossimi vent'anni, cioè la sfida di queste grandi migrazioni, credo che l'Università del Salento debba dire qualcosa. L'Università del Salento, il Salento è stato la meta della migrazione dall'Albania negli anni 90 e voi sapete che addirittura la Puglia è stata proposta per il premio Nobel per la pace a quell'epoca per la sua capacità di accoglienza. Io credo che il mare che ci separa dalla Grecia non sia un talassa ma sia un pontos, cioè sia un ponte di passaggio. Dunque credo che il Salento possa avere un ruolo, e allora posso annunciarvi questo, che l'Università del Salento, andrò personalmente io, sta studiando la possibilità di una collaborazione con la base logistica dell'ONU che si trova a Brindisi e che stiamo cercando di vedere se è possibile che l'Università possa dare il suo contributo concreto, oltre che il suo contributo di idee come lo date qui oggi, il suo contributo concreto di fronte a questa, che io non chiamerei un'emergenza, ma credo che dovremmo abituarci a pensare che sia un fatto strutturale della civiltà del secondo millennio. Grazie. Ottimo relatore.